Grazie signor Presidente, signor Ministro, benvenuta qua in Parlamento. Beh, questo provvedimento ci sembra un provvedimento veramente che va contro a quelle che sono le esigenze della gente. Certo, oggi noi abbiamo una crisi economica importante, la paghiamo tutti, soprattutto le classi più deboli, una crisi economica che però non riguarda solo il nostro paese, riguarda l'Europa, riguarda il mondo, e hanno tante giustificazioni e anche tanti che hanno sbagliato. E quindi anche i politici possono dire, anche il governo, è colpa di questo, è colpa di quest'altro, e 2 anni fa è successo questo, 3 anni fa c'è stata quest'altra cosa, arriva dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ma su questo provvedimento le colpe sono esclusivamente vostre, non si può dire che è colpa di qualcun altro, perché in questo provvedimento i cittadini devono sapere che siete voi che decidete determinate cose e non potete nascondere dietro a un paravento dicendo no, noi diciamo determinate cose ma è discrezione del giudice decidere se fare andare agli arresti domiciliari il delinquente criminale oppure no. Ma se il governo e il Parlamento che vota questa legge fornisce al giudice lo strumento per poterlo fare, è colpa del Parlamento e di chi legifera. E quindi anche i giudici, secondo lei, un giudice quando si troverà a dover decidere se uno deve stare e andare in galera o stare agli arresti domiciliari, magari con la preoccupazione che poi quello che va in galera, che lui può decidere se farlo andare in galera o no, magari lo va a aspettare sotto casa, che cosa fa? E quindi è evidente che la colpa è esclusivamente vostra. Allora i cittadini devono sapere, soprattutto le fasce più deboli, i lavoratori, le anziane, gli anziani, i giovani, quali sono i reati di cui voi date la possibilità di stare a casa e guardarsi la televisione a certa gente. Allora abbiamo prostituzione minorile, pornografia minorile, accattonaggio per minori, furto, truffa, atti di terrorismo, ricettazione, frode, incesto, incendi boschivi, maltrattamenti, istigazione a delinquere e falsa testimonianza, ne ho citati alcuni. Complimenti, ma perché non gli diamo anche la medaglia d'oro a chi fa queste cose? Oltre al fatto, signor Ministro, che la cosa più brutta di tutto quello che ho elencato è che va bene anche per i recidivi, cioè per chi l'ha già fatto questa cosa, e noi li andiamo a premiare. E questo è difendere il popolo? A noi della Lega ci hanno dato dei populisti. Noi non siamo populisti, noi siamo popolari. Siamo per difendere la gente, popolari. Voi state nel castello, voi state nelle auto blu, voi state riparati da tutto, però chi subisce tutto ciò che ho detto è il cittadino comune, che magari ci avrà qualcuno nell'appartamento vicino. E non ho citato un reato che, e qui c'è l'ipocrisia totale di questo Parlamento, soprattutto del genere femminile, dello stalking. Quante battaglie, quante cose si sono riempite tutta la bocca dello stalking, ma c'è anche questo reato, per cui lo stalker può essere mandato a casa. Complimenti, vivissimi, perché tutte quelle che subiscono determinati crimini vedono che c'è un'istituzione, la più importante, che invece li fa andare a casa. Bravi, mi fa molto piacere. E poi ho sentito, ma noi dobbiamo dare dignità ai carcerati. E la dignità di chi subisce il reato? E la dignità delle vittime? Dei parenti che si vedono magari qualche delinquente in giro? Voi ne fate uscire da una parte 4.000 e dall'altra 6.000. Bravo signor Ministro, mi fa molto piacere, ma perché non propone di non arrestare più nessuno, così le carceri si svuotano velocemente? Questa è una bella proposta, ma perché non ha guardato magari nell'inventario dello Stato quante carceri vuote ci sono? E poi siccome abbiamo il problema della disoccupazione, ma prendiamo più agenti? Lo Stato stesso che può prendere più agenti. Abbiamo fatto un emendamento per mettere 500 milioni di euro per pagare di più le forze dell'ordine e per avere più agenti. L'avete bocciato, l'hanno bocciato la sinistra e il Popolo della Libertà. Complimenti! Tagliamo le auto blu, costano 250 milioni di euro, ma tagliamole. Ci sono ex ministri che vanno ancora in giro con l'auto blu per fare cose, il taxi, che vadano con la loro macchina, se la comprino blu come l'ho comprata io, così possono dire di andare con l'auto blu. Noi vogliamo esattamente una cosa, che chi si comporta bene in questo paese deve essere tutelato e chi si comporta male deve stare in galera e pagare fino all'ultimo giorno. Perché quando si dice servizi sociali,
Io ho pensato, mamma mia, ma questa sinistra, la sinistra estrema, i colleghi di Sinistra e Libertà, ma come mai votano tutti con il partito di Berlusconi? Ma come mai? Beh, da una parte ovviamente ci sono degli interessi particolari che poi enuncio, ma dall'altra ci sono le cooperative, il mondo della sinistra, perché il mondo della sinistra vive di cooperative, del Monte Paschi di Siena, un po' di tutte queste cose. E quindi è evidente che c'è anche un interesse economico, che se ne fregano della sicurezza dei cittadini, c'è un interesse economico. Quindi, ad esempio, voglio fare una cosa che noi del nord ci dà tanto fastidio. Incendi boschivi. Allora, uno che appicca un incendio non va in galera. Allora, in Sicilia ci sono più forestali del Canada. Allora sono andato a vedermi sulla cartina geografica e dico, misera, ma la Sicilia, ma quanti forestali ha rispetto al Canada? Allora, noi abbiamo che il Canada è grande 10 milioni di chilometri quadrati, più o meno come l'Europa. La Sicilia è grande 25.500 chilometri quadrati, record del mondo. Abbiamo più forestali in Sicilia del Canada. E in più, siccome sappiamo che gli incendi boschivi ogni tanto vengono appiccati in maniera voluta per far vedere che servono i forestali, adesso li possono incendiare anche di più perché tanto non succede niente. E quindi noi con la Sicilia siamo ancora più forti del Canada, record mondiale. Neanche in Amazzonia ci sarebbero tutti questi forestali. Questo per dirle che qui è un'istigazione a delinquere quello che è il provvedimento, perché questo è quello che sta succedendo. Poi, burocrazia. Noi qua siamo la fabbrica della burocrazia. Scartoffie, cavilli, no, non può entrare, decide il giudice, eccetera, eccetera. Ma cosa dite? Ma possiamo fare una cosa più semplice? Possiamo fare in modo veramente che, ripeto, chi sbaglia paga e chi si comporta bene deve essere tutelato? Molto semplice. Faccia uscire dagli uffici tutte quelle persone che stanno a girare scartoffie e le metta per la strada. Li faccia fare quello che serve. Faccia in modo, insomma, che la gente si senta più tutelata. È una cosa abbastanza semplice, che lo diceva anche in maniera importante Indro Montanelli qualche anno fa, prima che morisse, lo diceva anche lui: meno scartoffie, più sulla strada. E poi le forze dell'ordine, ma secondo lei le forze dell'ordine sono così contente di questo provvedimento? Verranno sbertucciate da quelli che fanno i reati e poi sono fuori per la strada e magari gli fanno anche così perché tanto non gli succede niente, e le forze dell'ordine sono lì a prendere una paga da fame? E dall'altra parte che cosa fanno? Si vedono anche presi in giro, rischiano la vita per che cosa? Per avere un governo e un'istituzione che invece di dargli una mano gli dà un calcio nel sedere? Ma questa è l'Italia seria? A me pare più un'Italia della Repubblica delle banane con questi provvedimenti, caro signor Presidente. L'indulto del 2006, 22.000 persone fuori dal carcere. L'altro giorno ho sentito un deputato del PD che ha fatto una proposta di legge per fare l'amnistia o l'indulto. Casualmente 2006 Prodi, Presidente del Consiglio, che ha parlato l'altro giorno, prodiano, anche lui si vede che sbagliare umano, perseverare diabolico. E a cosa ha fatto? Ha ribadito che ci vuole l'indulto e l'amnistia. Facciamo uscire un'altra volta tutti. Cosa è successo? Che dopo poco tempo tutti i delinquenti sono entrati in carcere. Giochiamo cosa? A guardie ladri? Facciamo così? Lo sa che cosa è successo nel 2012, signor Ministro? Lei dovrebbe saperlo. Furti più 20%, rapine più 5%, scippi più 14%. E adesso gli diciamo, cari signori, venite, è aperta la lotteria, perché tanto vi diamo ancora il premio, i cioccolatini, perché tanto non vi succede niente. Complimenti, signor Ministro. E poi, per chiudere, copertura di spesa avete messo che è inalterata, siete dei bugiardi perché non sarà così. Inalterata la copertura di spesa, fate provvedimenti senza la copertura di spesa, poi andate a dire ai cittadini pagate le tasse, siete i primi a dare il cattivo esempio, e a noi amministratori ci dite che cosa dobbiamo fare e poi voi siete i primi bugiardi a dire copertura di spesa. Chiudo con un articolo scritto da Beatrice Borromeo sul Fatto, che dice che tra i condannati in pratica ci potrebbe essere prostituzione minorile, proprio il reato per cui è stato condannato Berlusconi. Se al Cavaliere venissero confermate in Cassazione tutte le condanne provvisorie accumulate finora, 12 anni in totale, le sconterebbe così: un anno in carcere, proprio prostituzione minorile, non prevede cose alternative, 8 anni domiciliari e 3 praticamente restanti ai servizi sociali.
con questo provvedimento il signor Berlusconi non fa niente se non starsene a casa ad Arcore. E allora io dico ai cari signori della sinistra che fanno la propaganda elettorale dicendo Berlusconi brutto cattivo, hanno votato una norma che aiuta Berlusconi, ma vergognatevi, 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 vergognatevi!